perché dobbiamo chiamare qui sul palco uno dei calciatori che hanno contato più presenze con la maglia del Taranto, 214 partite tra Serie C e Serie B dal 1966 al 1973, 51 gol. Signore e signori, Bruno Beretti, guardate chi c'è. Ha giocato nel Taranto nel periodo forse più bello di quel mondo del calcio che noi adesso ricordiamo con tanto affetto, quando i calciatori venivano in una squadra rimanevano per una decina d'anni e poi certe formazioni che si scolpivano nella mente. Eccolo qui, guardate, è rimasto uguale Bruno Beretti. Che emozione rivederti a Taranto, grazie per essere venuto. Lui viene, pensate, da Varedo, che è vicino a Monza, pertanto ha fatto 1000 chilometri per venire a Taranto, un bel viaggio. Ne avrei fatti anche 3.000, 5.000 per Taranto. Sono un po' emozionato perché si può dire che io a Taranto ho fatto la mia carriera. Vieni qui avanti, vieni. Volevo dire che a Taranto io ho fatto la mia carriera e non posso mai questo dimenticare. Abitava in via Laclos, o Laclo, via Laclos, no? Vicino al Royal. E c'era un ragazzino che veniva sempre sotto il mio balcone, che adesso è diventato... E Claudio Andriani, salutiamolo, sponsor del Taranto, dell'attuale Taranto. Vieni, vieni Claudio, vieni sul palco. Sorpresa, perché lui era un ragazzino, andavamo d'accordo, me lo portavo con me, gli facevo portare la valigia e lui entrava con me. Insomma, è un amico proprio da quando sono venuto a Taranto, ecco, diciamo. Beh, ma è un ragazzino anche adesso, perché se lo vediamo Claudio. Ma allora anch'io sono un ragazzino. O no? Penso di sì. Va bene, se un ragazzino io sarò un po' più grande, via. Non tanto. Sentimi, velocemente. Vieni Claudio, grande Claudio Andriani. Ciao Claudio, grazie, grazie per essere qui. Questa è una vecchia amicizia che ritorna dopo 40 anni o quasi, perché stiamo parlando degli inizi degli anni 70 e tu avevi quest'idolo rossoblù che era Bruno Beretti, adesso ti ritrovi anche tu con i capelli bianchi. È stato, lui mi ha regalato dei momenti meravigliosi, però io ne vedo altri due qui, perché non posso dimenticare anche loro. Vedo Biondi e vedo Napoleoni, che fanno parte di un momento bellissimo della mia adolescenza, perché avere 12-13 anni e andare ogni giorno sistematicamente a vedere l'allenamento del Taranto, mio figlio che non senta, andare sempre diseducativo. No, il Taranto di allora era bellissimo ed era molto educativo, perché i giocatori del Taranto ci mettevano l'anima, avvertivano il senso dell'appartenenza, che era qualcosa di straordinario. Mario ha fatto un gol al Pescara, l'ultima di campionato di quell'anno famosissimo, sotto la pioggia. Forse è stato l'unico gol Mario che ha fatto, eh? E basta, poi basta. Però il mio idolo era lui, era Bruno. Mario e Napoleoni, ma quelle maglie che portavamo noi quanto pesavano? Quelle di lana, d'inverno di lana, cosa erano, un centimetro? Ed estate di lana sempre, maniche corte, eh? Ma era cosa. E quando pioveva, che si bagnavano, era una cosa. Adesso è troppo facile, sono più leggeri, è vero? Sono molto più leggeri. Scusate, vi devo rubare 2 minuti, li rubo anche la scaletta, perché accadde un episodio singolarissimo a Napoli, al San Paolo. Forse Mario Biondi e Napoleone se lo ricorderanno, forse Napoleone no, perché non c'era più in quel Taranto, Biondi sì. Si giocava in Coppa Italia, Napoli-Taranto, era il Napoli di Giuliano, forse era Ferlaino il presidente. Se non me lo ricordo. Oxedano, vabbè, insomma, era il Napoli della... episodio di Romanzini. Ecco, il Taranto giocò per 5 minuti in 10 uomini, ma accadde una cosa che singolarissima. Cosa accadde? Falla raccontare a lui. A Biondi, dai, sali, sali Mario. Cosa accadde? Nessuno si accorse che il Taranto giocava con un uomo in meno. Poi se ne accorse Biondi, forse, se ne accorse bene. Chi se ne accorse? Tutti, perché eravamo in 10.
cercavamo Romanzini, non c'era, era caduto nella buca. No, no, non lo dire. Succedevano anche queste cose. Era uscito il pallone ed era entrato nella buca dove noi uscivamo, però era chiuso, poi non poteva più uscire. L'avevano chiuso lì dentro. E allora ho dovuto chiamare l'arbitro. Mario Biondi, un applauso. Cosa accadde al San Paolo? No, accadde che su una palla piuttosto veloce Romanzini, per poterla calciare, arrivò fino quasi alla riga sul fallo laterale, calciò e continuò la corsa, quindi tutti seguimmo la palla che entrava in gioco, lui continuando la corsa si infilò nel sottopassaggio. Dopodiché a un certo punto ci guardiamo, ma com'è che siamo in meno? Com'è sto fatto? O sono più loro o siamo in meno noi? E poi ci accorgiamo che in effetti andarono a ripescarlo proprio dal sottopassaggio, e uscì così, è uno dei tanti episodi che abbiamo fatto quando giocavamo a pallone. Come dice il nostro amico Lello Rondoni, poi inventarono il pallone e dovevamo smettere. Era più bello il nostro pallone, dai. Beh, sì, un po' più pesante. Quando pioveva, cominciavamo con un pallone così, se pioveva finiva che era così. Come le maglie. Sì. Come le maglie. Arrivavano qua. Senti, ma il gol più bello che ha fatto Beretti qual è stato? Ne ha fatti tanti. Quello di testa rasoterra, no? Vorrei portare uno in allenamento, è stato il più bello. Sentiamo. Che divertimento. I gol dell'allenamento li avete mai visti voi? Alla domenica sì, ma al giovedì, quando facevamo le partitine noi. È vero Napoleoni? È vero? Erano i migliori quelli, eh? Non c'era nessuno che guardava. Bene, grazie. Allora Mario, grazie per questa anticipazione, perché tra poco ti richiameremo per il premio. Adesso noi vediamo questo glielo do, lo vuoi Bruno? Ti chiamiamo subito. Bene, allora ci vediamo i 30 secondi di Claudio Andriani, ricordiamo sponsor dell'attuale società AS Taranto Calcio. I 30 secondi di clip, grazie alla nostra regia. L'eccellenza dello stile Andriani trova storia nei 20 anni di attività attraverso la proposta di articoli unici e inconfondibili, garantendo un'esperienza di vera eleganza per i clienti che desiderano solo il meglio. Nel 1990, infatti, Claudio Andriani, grazie ad una forte passione per la moda e ad un'innata capacità imprenditoriale, dà vita alla prima boutique Andriani, dedicata esclusivamente al mondo maschile. Nel giro di pochi anni, il nome Andriani riesce ad attirare una clientela sofisticata, capace di apprezzare le diverse e prestigiose collezioni di abbigliamento, ma anche di accessori che la boutique propone. La classe, la sobrietà e l'eleganza dello stile Andriani Boutique firmano un uomo sempre in linea con il suo tempo, sempre ricercato anche nel casual. Andriani Uomo è a Taranto in via di Palma, al Civico 130. Andriani Boutique Donna vi aspetta con le sue nuove collezioni a Taranto in via di Palma, al Civico 107. Complimenti a Claudio Andriani, uno dei luoghi più importanti del abbigliamento regionale. Grazie. Ecco la targa con la dedica della serata, Bruno Beretti, 214 partite con il Taranto, 51 gol, 7 campionati, di cui uno vinto nella stagione 68-69. Andiamo a favore di fotografo. Perfetto, ecco qui immortaliamo questo momento che diventa storico. Grazie a Claudio Andriani. Attenzione, ecco, magari Cabiria, tieni un attimo questa. Grazie Claudio, arrivederci, grazie di cuore. L'anno però ha lasciato il segno perché abbiamo vinto con lui un campionato. Lui veniva, pensate, ha fatto dalla Serie A alla Serie D per venire a giocare nella sua città, o quasi, perché lui è di Massafra. Totò Mazzarano. Eccolo qui, è stato un difensore centrale che con l'Ancona in Serie B e in Serie A ha marcato anche per esempio calciatori importanti come Marco Van Basten, pertanto è stato una delle firme più importanti che abbiamo avuto nel panorama calcistico rosso-blu. Totò Mazzarano è comunque adesso nuovamente collaboratore del Taranto, fa l'osservatore e quindi è tornato nei ranghi rosso-blu e questo ci fa tanto tanto piacere. Eccolo qui, guardate che fisico da atleta, fisico da stopper, come si diceva una volta. Ciao Totò, come va? Bene, bene.
sono contento di essere qui tra voi a celebrare questo appuntamento, sono veramente felice. Ma come l'avresti marcato uno come Beretti tu? Dalle caratteristiche bisognava randellarlo perché quindi sarebbe stato un problema. Senti, che cosa ricordi di questa parentesi importante, bella, felice, vittoriosa vissuta al Taranto nel 94-95? Ma innanzitutto un gruppo stupendo, un gruppo con un grande mister, con compagni che veramente quando si scendeva in campo si dava l'anima per raggiungere un risultato. Io ricordo che insomma arrivai a gennaio e non eravamo in una situazione brillantissima di classifica e poi facemmo un gran girone di ritorno e c'entrammo la promozione e lo scudetto. È stata un'esperienza non lunghissima in tempo, in senso temporale, ma intensissima. È vero, anche perché quello fu un periodo bellissimo, perché di rinascita, che creò tantissimo entusiasmo. Bene, chiamiamo Kabiri Akamassa per premiare Totò Mazzarano, difensore centrale del Taranto, che adesso è tornato a collaborare col Taranto. Lo possiamo dire questo? È un segreto? Lo possiamo... No, assolutamente sì, sono contento e niente, speriamo di dare una mano a questa città che merita, secondo me, non di di rivedere la Serie B, ma di provare l'ebbrezza della Serie A. Grazie, ecco la targa offerta da Kabiri Akamassa, ecco qui a Totò Mazzarano per il contributo offerto alla causa rosso-blu. Mentre, ecco, grazie, mentre Totò Mazzarano scende, noi ci vediamo il contributo di 30 secondi offerto dalla nostra regia con lo sponsor per Mazzarano, la D&D, distributore automatico di bevande. Vediamo. Distributori automatici D&D SRL, qualità dei prodotti, vasto assortimento di proposte, assistenza specializzata e grande comodità del servizio. D&D SRL, distributori automatici, la soluzione giusta sia per aziende, enti e comunità, sia per abitazioni private. D&D SRL, rivenditore autorizzato Lavazza, a Ginosa, Taranto, zona PIP. Per informazioni 099 824 5786. Eccoci qui, ve lo porto per mano anche perché ritorna sul palco Mario Biondi. Ecco, Mario Biondi è senz'altro il giocatore più rappresentativo vivente, perché lui no, grande. Lui ha fatto 264 partite. Tante. 264 un gol. È un autogol importante, però no, autogol di più, 3. Era importante, però un bel gol fatto bene, bellissimo, contro il Pescara, tutti contenti, ma abbracciavano pure quelli del Pescara non finiva mai la partita. E è stato il gol perché poi ci ha permesso di andare in Serie B nel lontano 68-69. Tremendo, veramente. Quanti anni sono? Sono 40 circa, 41, 41-42. Sono venuto per un bambino, guardate come sono ridotto. Tra l'altro lui è di Como o di Cantù? No, di Como, Cantù e Beretti. Ah, Cantù e Beretti. Ed è a Taranto da 45 anni, però riesce sempre a parlare con questo slang. Mi è rimasto l'accento. Che dici, non ti è rimasto? Sì, sì, infatti si dice che io e Don Lurio soltanto, dopo 50 anni che ci siamo trasferiti, ci è rimasto sempre l'accento. Senti, 264 partite sono davvero tante, sono quanti anni? 8, 10. Qual è quella che ricordi con più affetto, che non dimenticherai mai? Allora, guarda, la partita che ricordo con più affetto, non l'ho giocata io, è stata una partita, Lazio-Taranto, ed ero in panchina perché Veneranda era squalificato, e fu quella che ci servì per salvarci in un famoso spareggio, e quella è la partita che ricordo di più. Segnò Totò De Vitis con arbitro Lanese di Messina, che una volta tanto non vide un fuorigioco di 10 metri. Esatto.
esatto. Che non era fuori gioco però, naturalmente. Grazie, grazie Cabiria. Ci porti anche una targa cortesemente, una qualsiasi, vedi, una targata Taranto possibilmente. Ecco, lo sponsor abbinato a Mario Biondi è la Tecnoservice. Vediamo insieme le immagini che scorrono con la nostra regia, le vedremo tra poco su questo schermo. La Tecnoservice ha sede a Torino e è iscritta al repertorio economico amministrativo dal 2004 e l'azienda fa parte anche dell'albo nazionale dei gestori ambientali e opera nel campo della raccolta dei rifiuti urbani, dei servizi di igiene urbana e ambientale, lavaggio cassonetti stradali, trasporto e smaltimento percolati di scarica. Hai mai trasportato percolato? C'è attinenza, no? Abbiamo abbinato lo sponsor adeguatamente a Mario Biondi. Trasporti di rifiuti speciali, pericolosi e non, gestione di centri di raccolta. Abbiamo abbinato anche la gestione di discariche, compresa la compattazione. Sei mai stato compattato durante la tua carriera? Ancora no, ma buone speranze comunque. E poi diciamo che la Tecnoservice si occupa anche di pulizie civili e industriali, la società svolge questa attività con idonee attrezzature proprie per alcuni principali clienti nei seguenti settori: logistica, ci sono le immagini, le vediamo, siderurgia, depositi e magazzini, impianti vari di produzione e trasformazione anche ex calciatori. Vediamo se mi riciclano. Grazie, ecco il tuo riconoscimento. Mi raccomando, non lo lanciare nello scabuzzino, nel garage, tenilo almeno una settimana. Lo metti in barca. Va bene, grazie. Vorrei chiamare sul palco il grande mitico capitano Alfredo Napoleoni, eccolo qui. Anch'egli ha fatto tantissime presenze con il Taranto, ha giocato in quella squadra in cui c'era Beretti nel 68-69 che ci portò in Serie B con quel testa a testa che in pochi ricorderanno qui dal vivo, perché stiamo parlando di più di 40 anni fa. La Casertana arrivò prima, poi ci fu il caso Selmo, fu penalizzata di 6 punti, quei 6 punti consentirono al Taranto di balzare in vetta alla classifica e di approdare in Serie B, quella Serie B che poi difendemmo per ben 12 anni consecutivi fino ad arrivare poi al 1981 con la retrocessione anche a causa della penalizzazione di 5 punti che in molti questa volta ricorderanno. E allora Alfredo Napoleoni tra l'altro è stato autore di un gol storico realizzato allo stadio Carlo Pranzo di Lecce, che scatenò un inferno vero e proprio in cui scesero in campo tifosi dell'una e dell'altra squadra e se le dettero di santa ragione. Alfredone, ecco qua, tieni, ti do il microfono, tieni. Mi sono permesso di accompagnare il libero dei liberi, adesso più libero che mai. Che cosa fa grande allenatore? Allena, no? Si diverte a vedere le partite di calcio? Tu ci avete allenato suo figlio. Sì, cioè io non capisco, Gianni addirittura mi ha lasciato. Io ho detto vabbè, fammelo accompagnare sul palco, ma dove, non andartene. Ma raccontiamo, cioè, vogliamo sapere come andò questo gol qui a Lecce, perché ancora si continua a parlare del gol di Lecce, questo, come andò? Almeno spiega l'azione. De naso se no. Non dimo ste cose, perché senti. Applauso freddo, perché questo applauso così freddo per il grande Napoleoni? Che stile! Quanta ne so che mi prende in giro te a me? Con quel gol di Lecce, quanta ne so che mi prende in giro? Sì. Perché? Fu un gol eccezionale. A chi il non fatto lo che è successa la rivoluzione dopo, no? Infatti questo forse per questo ci sparavano con i lanciarazzi, ma i leccesi siamo stati 6 ore dentro i spogliatoi che non si usciva più. E che dicevano i leccesi? Non ci siete, chiudi qua, non ci sparite, non ci... Terribili i leccesi. E tu come gli rispondevi? Sentiamo, il no, romanesco gli... tacci tua. No, non lo posso fare l'atto che facevo. Niente? No, l'atto non lo posso fare quello che... Dai, fallo. No, faccelo, non no. Ci vede nessuno. Sì, guarda quanto gente. Rischia il deferimento. No. Ma l'hai fatto poi un altro gol almeno nella tua carriera? Guarda che io nel Taranto ne ho fatti la bellezza dei 15-16, dicono. Tu sei dimenticato? No. Non c'è un libero che ha fatto 16-17 gol, non lo sbagliamo. È vero. Un altro gol importante? Ne ho fatti altri contro il Perugia in Serie B, o altri che ne ho fatti, non mi ricordo tutti. Perciò non è che guarda che ho fatto solo un gol dopo.
non come Mario Biondi che per sbaglio ha tirato in porta, ha fatto gol, l'unico che ha fatto in vita sua, che Mario c'aveva i piedi ignoranti, non è che c'aveva. Questo qui ha giocato anche in Serie A, eh? Ha giocato anche in Serie A, Calazio, Calazio, è vero? Bei tempi erano, ero un ragazzino. Ma tu adesso svelaci questo, ecco, ma tu sei romanista o laziale? No, io c'ho mia moglie che è romanista, a Sky non mi fa mai vedere la televisione quando gioca a Roma. No? Mai, mai, sapia lei a scheda dicendo, e io me ne devo... Laziale. Io sono laziale, laziale, ci ho giocato 7 anni a Lazio, perciò... un po' di quella maglia un po' ma però... Celebriamo Beretti, dimmi 2 cose veloci su questo pazzerello. No, io credo che Dick sia stato cioè, è un come l'hai chiamato? Dick. Perché? Dick è l'uomo che dentro una squadra dovrebbe stare sempre. Perché? Perché tiene un'armonia che è una bellezza. Che fa l'armonia? Posso raccontare una cosa? Tutti i giocatori che venivano a Taranto, nuovi, lui gli doveva dare un bacio in bocca. In che senso, scusa? No, ma gli voleva baciare in bocca. Raccontagli il fatto dei Bastiani. Portiere? Un bacio in bocca al portiere? Sì. Ah, eh beh, no, là c'era sentimento. No, allora vi racconto. C'era sentimento, allora, ha detto che... Bastiani era più alto di me, bestione che una persona sola ne la faceva tenere. Quel disgraziato venne da me e dice mi devi aiutare, devo dare un bacio in bocca a Bastiani. E che vuoi? Allora io chiamai Fabrizi, Rondoni e Raffaghelli. Mentre quello si faceva i massaggi, uno reggeva un braccio, uno un altro braccio, uno una gamba e un'altra gamba. Chiamammo Dick e è pronto. Questo arrivò così e non baciò in bocca a Bastiani. Poi siamo scappati perché quello ci è corso dietro che ci ceviava e Beretti come fu? Sì, ma raccontagli a Como quando avevamo giocato al Musichiere, raccontagli. No, ci sono i bambini, dai, ci sono anche dei e minori. Non posso andare oltre perché ci sono dei minori, perché se no quello del Musichiere è vero Mario? Vabbè, stiamo parlando di un Taranto da altri tempi, per fortuna dobbiamo dire che sti baci in bocca. Allora possiamo raccontare quello che ha fatto pure. Albero Bello, stavamo in ritiro Albero Bello in albergo, ci stavano 2 bellissime ragazze romane con 2 tette così, questo io vedo arrivare. No, siamo si in televisione, questo arriva, gli va là, gliele prende in mani, fa popò, quello... ma cosa fa? Suono le trombe. Questo era Beretti, signori. Se no raccontagli quell'altra volta quando 3 Mattioli avete fatto i gay dentro al bar, no? E avete poi passato col piattino a prendere i soldi. No, non dico barzellette, sono vere. Ma li stai facendo perdere punti, sta diventando rosso. No, chi? Quello diventa rosso. Quello diventa rosso. È la verità. Allora stavamo... Ma in tutti i sensi proprio, eh? Ah, in tutti i sensi. Stavamo in ritirata a Selva di Fasano. Lui e Beretti e Mattioli cominciano a fare i gay, ballavano. A un certo punto prendono un piattino, tutta la gente intorno, prendono un piattino e passano col piattino a riscuotere i soldi. La gente gliel'ha dati. A un certo punto... gliel'ha dati. C'era un vecchietto da una parte che gli fa... dice io sono pensionato, no, poi gli ha dati tutti al vecchietto e l'altro guardava. Grande Beretti e grande Napoleone. Allora no, facciamo... veramente quello è un uomo che dovrebbe stare dentro uno spogliatoio. Importante che è un uomo che poi ma con tutte su quel lato cose... non lo so perché sei cambiato. Conferma la signora. Lei conferma? Non conferma. È convintissima. Vabbè. Allora ti premia la masseria. Sì, è meglio che perché sennò quello mi fa venire mal di testa. Sì, no, basta perché sto vedendo che state abbastanza affilati, come si dice a Taranto. Ah. E ti premia la masseria Lisuri che tra e Maruggio che si mangiava, Amatriciana? No, quella te la mangi a Roma. Ah, può darsi, no, può mia moglie, guarda. Può darsi. Mia moglie a cucina romana è imbattibile. E allora chiamiamo il signor Fernando Menza, se è qui, perché è proprio il titolare della masseria agriturismo Lisuri, se c'è, se è rimasto, perché ormai l'orario è diventato insomma importante. Altrimenti chiamiamo il direttore della filiale di Maruggio del Monte dei Paschi di Siena, il dottor Enzo Nigro, che ecco, lo vediamo lì in fondo, lo veniamo a premiare.
Bene, vediamoci i 30 secondi di spot della masseria Li Shuri, va bene? Ecco, vediamo l'azienda che ti premia. Prego regia, vediamo lo spot, 30 secondi, nel frattempo il direttore Nigro viene sul palco. Masseria Li Shuri, dove la convivialità si sposa con la buona cucina e il tuo matrimonio diventa unico. Masseria Li Shuri, ristorante e sala ricevimenti, in un'oasi di pace in terra dei Messapi. Masseria Li Shuri e a Manduria sulla via per Marugio a Vetrana. Telefono 099 67 65 99. Ecco qui, grazie alla masseria Li Shuri, Fernando Menza, Gabiria con la targa, stiamo aspettando il direttore. Ecco qui, prego direttore, grazie, un applauso al direttore Enzo Nigro, grazie, grazie, che simpatia. Questa me la paghi, io sono qui a rappresentare un amico indegnamente per un'azienda importante che vi invito a visitare, poi forza Taranto come sempre, grazie di tutto. Ecco, consegniamo questa targa al mitico Napoleoni. Grazie, ecco il momento, le foto, questo me lo prendo io, un sorriso per i fotografi così giusto per immortalare la serata, grazie. Siamo naturalmente, come avete capito, in dirittura d'arrivo, quasi in chiusura, vorrei chiamare qui velocemente un altro grande ex del Taranto, e sto parlando di Bruno Incarbona, capitano del Taranto nel 1997, per lui campionati importanti anche con le maglie dell'Arezzo, del Palermo in Serie B, della Salernitana, purtroppo nessuno è perfetto, quindi però ecco, Bruno Incarbona l'abbiamo chiamato perché lui è stato il capitano del Taranto in un momento forse, anzi non forse, sicuramente il momento più difficile, perché quell'anno nel 97-98 il Taranto finì in Serie D al decimo posto, ed è stato il campionato peggiore di tutti i tempi come piazzamento. E beh, in quel Taranto c'era Bruno Incarbona, adesso non è che lo vogliamo chiamare per dire che non era un grande, eccolo qua, ciao Bruno. Però ecco, nonostante quell'anno fosse così difficile, lui con la sua verve, con la sua grinta riuscì a dare un significato insieme a qualcun altro, non tantissimi in quella stagione, a quell'annata, la ricordi? Sì, forse è stato il periodo più brutto del Taranto. È stato il peggiore piazzamento di tutti i tempi. Abbiamo forse vissuto anche questo nei 18 abbiamo anni. Abbiamo fatto il record dei risultati. Sì, 19 o 20 27 partite. 27 o 25. No, no, non esagerare, dai, 20. 25. 25 partite senza sconfitte? Sì. E pensate che paradosso, 25 partite senza sconfitte, peggior campionato della storia in assoluto di tutti i non tempi. Non giocando a Taranto poi. Non giocando. Questa è la meta. Stai trovando tutte le pezze a colori, arrivammo decimi in Serie D, però ecco, fu comunque, io ricordo la partita con il Nola giocata allo Iacovone dopo tanto tempo di esilio e vincemmo 1-0 al 97esimo, segnasti goal di Incarbona, un gol che prendesti sta palla dalla metà campo, andassi a fare gol proprio con il sangue anche, agli occhi, come si dice. Anche quell'anno fa parte della storia del Taranto, negativa o positiva che sia stata, è sempre un anno da ricordare. Poi bene, tu sei praticamente l'ultimo dei calciatori da revival di questa serata, proprio ti tocca sempre l'ultimo risultato quando viene a gli ultimi saranno i primi, dicono, no? Adesso è a Brindisi, fa l'osservatore del settore, no, responsabile del settore giovanile. Giovanile, benissimo. Allora, premia Bruno Incarbona l'azienda Ionica Latte, che è la storica centrale del latte di Taranto, quella, non è poco. Non è poco, e quindi dovrebbe essere in sala Adamo Gentile, rappresentante della Ionica Latte, se c'è lo invitiamo a salire sul palco. Nel frattempo ci vediamo i 30 secondi con Bruno Incarbona di questo spot dell'ex centrale del latte Ionica Latte. L'azienda che nutre Taranto, produzione e commercializzazione del primo alimento di ogni persona, il latte. Massimo rispetto per le norme sanitarie e per la salute dei consumatori, Ionica Latte torna sul mercato e i progetti di ampliamento sono molti. Infatti, per il futuro è prevista la costituzione di una vera e propria centrale del latte di Taranto. Latte fresco sulle tavole dei tarantini ogni giorno grazie all'impegno degli esperti di Ionica Latte. La tracciabilità del prodotto e la tutela della filiera di produzione. Ionica Latte è a Taranto, in via Galeso. La qualità e la salubrità del buon latte fatto nella nostra città. Bene, allora mi sa che il signor Gentile non c'è, pertanto ti
ti premio io, dai. Allora, Cabiria con la targa per Bruno in carbona, sta arrivando la nostra Miss Leggera, ringraziamo perché ha fatto un lavoraccio stasera, eccola qui, ci siamo, vieni, bellissima, Cabiria Camassa di Carosino, premia il conduttore di 100 Sport Magazine Gianni Sebastio, la targa offerta da Ionica Latte a Bruno in carbona, ecco qui. Io volevo fare un doverosissimo e piacevole appunto, no, anzi un, piccolo, una piccola sottolineatura, perché 100 Sport Magazine negli ultimi tempi si avvale della preziosissima collaborazione di un grande amico e di un grande collaboratore, Fabrizio Cafaro, che è qui, eccolo qua, lo abbiamo preso da Scienze della Comunicazione 10 anni fa, no? Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Era un ragazzino, lo è tuttora, ha 28 anni, quindi è giovanissimo. Quasi, ma non fare come... Ottobre, dai, a ottobre fai 28 anni, ne aveva 22 quando è arrivato a 100 Sport Magazine, dove ha iniziato, e adesso è diventato davvero insostituibile, credetemi, senza lui non si può fare niente il martedì, assolutamente niente. Grazie Fabrizio, grazie. E la sorpresa di stasera è che c'è una targa anche per te, una targa anche per te. Cabiria, ne è avanzata una, non sapevamo a chi darla, e la diamo a Fabrizio Cafaro. Ecco qui il momento importante, solenne, celebrativo per lo schedista di 100 Sport Magazine, Fabrizio Cafaro. Ringraziarti sembra scontato, ma è più che un ringraziamento, per me è un onore fare parte di questa storia, fare parte della tua trasmissione. Da spettatore, da quello che attendeva di vedere il martedì questa trasmissione, sono diventato un piccolo contribuente nel partecipare. E sono... Con una promessa che dal prossimo anno, quando sei in ferie, torni il martedì per fare 100 Sport Magazine. Sono solo una settimana, non sono tornato quest'anno. No, devi tornare sempre. Da condividere con Umberto Pavone e Antonello Ingenito, che sono... No, aspetta, no. Ce n'è una pure per lui, ne è avanzata un'altra. Allora abbiamo un'altra targa avanzata, pertanto, signore e signori, Umberto Pavone, l'uomo delle email. Pensate che abbiamo deciso di fargli un vestito di email, l'uomo delle email, adesso l'abbiamo perso perché a un certo punto lui evapora e non si sa più dove va a finire. Umberto, ci sei? Sta fumando. Sicuramente. Va bene, allora io volevo, perché siamo in chiusura e poi vi lasceremo al... Tra poco verrà Umberto, perché prima o poi viene. Eccolo che guardate, l'insostituibile Umberto Pavone, l'uomo delle email. Ciao Umberto. Complimenti anche lui addirittura da prima di Fabrizio, 12 anni che sei con 100 Sport. Dal 99. Ah, quindi 11 anni, che 11 di questi 18 anni, quindi davvero una bella presenza. Una targa anche per Umberto Pavone, se ne è rimasta una. Non alla memoria, spero. No, assolutamente. E allora, Cabiria, ce l'abbiamo? Niente targa, fate metà per uno, ecco. Fate un po' e un po'. Un martedì uno, un martedì l'altra, l'altro. Volevo salutare e far venire sul palco anche Tony Marzella, che è il presidente allenatore del Real Statte, la formazione di calcio femminile pluriscudettata. Ecco la targa di Umberto Pavone, nel frattempo è il momento celebrativo, consegnata da Cabiria, Miss Leggea. Ecco la prima targa della carriera di Umberto Pavone, del nostro Ruggero Orlando. Grazie a Umberto e Fabrizio, grazie davvero di cuore per quello che fate ogni martedì. Ciao ragazzi, arrivederci. Prima di chiudere, sì. Io sono certa che voi condividerete con noi. Volevamo rivolgere un pensiero alla piccola Sara Scazzi, speriamo che riposi in pace dopo tutto quello che ha passato. Grazie per essere stati qui con noi fino a quest'ora. E forza Taranto! Cuore di cuoio, già iniziata la stagione, emigrato dal suo paese per 4 calci ad un pallone, ricci cappelli e baffi belli. Domenica è una festa con la corona in testa. Voglio ricordarti, soprattutto per chi non c'era, un campione così grande che ci saluta quando è sera.
giorno pieno di tensione, in ogni strada, in ogni via, pronta a un'altra sfida per far gioire la tifoseria. Però voglio ricordarti come un film, come una cartolina, è sempre verde un po' squalcita, come nessuno ha mai visto prima. Grazie.